A tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Camera 2102 Bazzoli e abbinate, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983 numero 184 in materia di affidamento di minori, di Walter Martini, referente servizio minori dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, e di Carlo Piazza, membro dell'Associazione Famiglie Separate. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Ricordo a questo proposito che è necessario che i deputati partecipanti da remoto risultino visibili alla Presidenza, soprattutto quando svolgeranno il loro intervento, che ovviamente dovrà essere udibile. Avverto inoltre che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei deputati col consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su questa forma di pubblicità, che andrò ad attivare qualora non ci siano obiezioni. Mi pare che non ci sono obiezioni, dispongo quindi l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento entro 10 minuti ciascuno, in modo tale da dare ai deputati il modo di porre domande alle quali seguirà la replica degli stessi auditi, dei nostri ospiti, che qualora non l'abbiano già fatto potranno inviare alla segreteria della Commissione un documento scritto che, in assenza di obiezioni, sarà pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati e resa loro disponibile attraverso l'applicazione Geocom. A questo punto iniziamo e diamo la parola a Walter Martini, referente del servizio minori dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Di nuovo buongiorno e di nuovo grazie per aver accolto l'invito della Commissione. A lei la parola. Attiverei cortesemente, riattivi il microfono. Eccoci qua. Buongiorno, a lei la parola. Grazie Presidente, ringrazio lei e tutti gli onorevoli parlamentari che ci danno questa bella opportunità di dare un nostro piccolo contributo rispetto ai lavori che state facendo sulla legge 184. Una breve preambolo, premessa per dire da dove partono i nostri interventi, il nostro contributo, che poi entreremo nel concreto. Parte per noi dalla scelta di, usiamo il termine, condividere la vita con i piccoli, con gli ultimi, mettendo la vita insieme con loro, inizialmente nelle nostre case famiglia, l'intuizione di Don Oreste ormai di 40 anni fa, dove una figura paterna e materna, generalmente una coppia di sposi con i propri figli, sceglie di fare da babbo e da mamma a quei minori, ma anche delle persone adulte, persone che hanno dei problemi, il vero mondo dell'immaginazione che noi incontriamo, e fare famiglia con loro 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Questa è la nostra scelta di casa famiglia. E poi parte anche dalla vita che viviamo nelle nostre famiglie affidatarie, molte famiglie che si ritrovano nel nostro cammino e che accolgono minori spesso molto con situazioni di gravi disagi, grave handicap. E allora è per questo che quando sentiamo parlare appunto di supremo, preminente interesse del minore, per noi è quello di avere una famiglia di riferimento. Intendiamo proprio questo diritto di ogni bambino di poter vivere all'interno della propria famiglia, con tutti gli aiuti possibili che la legge prevede. Però, quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che avviene non solo per situazioni gravi e gravissime, come alcuni provvedimenti e disegni di legge indicano, non solo maltrattamenti, ma anche per situazioni meno grave, che però ledono il diritto dei bambini, ledono la salute dei bambini, allora riteniamo che in questo caso è necessario intervenire con un intervento alternativo, sostitutivo, complementare alla famiglia d'origine, cioè la famiglia affidataria, che si fa carico di curare le relazioni affettive anche delle case famiglia, dove trovano un ambiente con dei figli, con la famiglia che l'accoglie, dove può davvero rigenerare. E allora noi sentiamo di poter dire, da quella che è la nostra esperienza maturata in questi anni, che proprio questo ambiente familiare, questa che cura il bambino,
che questa è la base della scelta della famiglia fiataria, quella di mettersi al servizio di un altro bambino. E allora sento di poter dire, chiudendo la prima parte di preambolo, che le famiglie fiataria non sono quelle che portano via i bambini. Le famiglie fiataria non sono quelle che si arricchiscono sulla pelle dei bambini. Questo mi sembrava importante dirlo. Ma voglio entrare subito nei disegni di legge che abbiamo cercato di studiare con i nostri competenti esperti. Allora, li affronto punto per punto, cercando di essere molto schematico e stare assolutamente nei 7-8 minuti che ancora mi rimangono. Primo punto, allontanamento del minore. Noi vediamo e tocchiamo con mano che l'allontanamento di minori di età dalla famiglia d'origine avviene, a nostro avviso, con carattere residuale e in casi veramente estremi. Molti sono invece gli altri allontanamenti che non sono forzati, ma che sono consensuali, che sono strumenti di aiuto alle famiglie d'origine. Per cui riteniamo importante sicuramente una modifica dell'articolo 403. Molti dei vostri disegni lo prevedono. Condividiamo le previsioni di tempistiche più certe per i provvedimenti provvisori ed urgenti e anche la convalida dell'autorità giudiziaria. Però riteniamo che i motivi attualmente previsti dall'articolo 403 per allontanare un minore siano ancora adeguatamente tutelati e non vadano modificati. In questo senso non abbiamo condiviso molto quando si parla di bambini allontanati come di vittime sociali. Ci permetto di dire che questo aspetto qua non lo condividiamo molto. Secondo, la famiglia d'origine. Prevenire gli allontanamenti passa anche attraverso la necessità di lavorare più intensamente sulla famiglia d'origine. E quindi è necessario provvedere a programmi, strumenti, stanziamenti di risorse e anche di operatori sociali e sanitari, soprattutto nell'ambito della neuropsichiatria infantile, per aiutare maggiormente le famiglie d'origine. Se non ci sono servizi e strumenti, certo che a volte rimane solo più l'allontanamento. Però noi abbiamo notato che appunto nessun disegno di legge prevede la possibilità di stanziare nuove risorse a favore delle famiglie d'origine, a favore dei servizi. Questo ci sembra un elemento che andrebbe colmato. Terzo, affidamento a parenti. Entro al quarto grado. Qui volevo fare due considerazioni. La prima è questa, che già l'intero sistema e la giurisdizione prevalente già segue questo criterio, che dove è possibile l'affidamento deve essere fatto a parenti, però noi chiediamo, come tra l'altro è previsto nel disegno di legge Bellucci, che queste famiglie siano opportunamente valutate e che tra il minore e la famiglia di origine ci sia una relazione preesistente, affettiva. Quindi che queste famiglie siano veramente famiglie idonee, adeguate, non solo perché sono parenti, sono capaci o in grado di accogliere un bambino a volte con dei problemi. Quindi che sono famiglie valutate. Bene. Secondo, ci preoccupa un po' la ricerca entro il quarto grado, perché questo può significare dilatare moltissimo i tempi di intervento e lasciare i bambini in attesa di valutazioni che sono molto lunghe. Entro nell'affidamento familiare per evidenziare 5 4 o 5 aspetti che ci hanno colpito rispetto ai disegni di legge. Il primo è questo, l'idoneità. Alcuni parlano dell'importanza di dare della idoneità alle famiglie affidatarie. Oggi questa valutazione delle capacità genitoriali delle famiglie viene fatta dai servizi sociali. Noi riteniamo che coinvolgere in qualche modo il giudice o il tribunale per i minorenni per questa idoneità sia un conferire ad un soggetto errato quello che invece è una competenza specifica dei servizi che lavorano sui territori, che conoscono le famiglie, che devono accompagnare. Dare al tribunale la domanda di idoneità significa fare una commistione pericolosa e complessa tra l'affido e l'adozione. Per cui questo crediamo che non debba essere dato, debba essere lasciato ai servizi il compito di valutare l'idoneità delle famiglie, stando attenti a non dare troppi cavilli, perché le famiglie non sono come le famiglie adottive, sono molto diverse. Secondo, la durata dell'affidamento familiare. Noi certamente condividiamo il fatto
di quello che la legge oggi 184 prevede, cioè un tempo che è abbastanza lungo, di 24 mesi, eventualmente prorogabile ancora a cura del giudice, se ritenuto opportuno. Questo perché c'è una complessità delle situazioni familiari oggi molto in crescita, che non rende sempre possibile realizzare il rientro del minore nella sua famiglia in un tempo rapido e circoscritto, o molto spesso non permette di superare completamente i disagi delle famiglie, tali da poter dire che questo bambino rientrerà sicuramente. Per cui ci sono molte situazioni in cui, per la complessità delle situazioni familiari, affettive, sociali, relazionali, lavorative, che molte mamme o famiglie d'origine hanno, noi riteniamo che debba essere previsto l'affidamento con tempi più lunghi, anche sine die. La previsione di affidamenti che durino solo 6 mesi, eventualmente prorogabili di altri 6 o altri 6 mesi, ci appare veramente improponibile. Altri due aspetti sull'affido, poi ho quasi concluso. I rimborsi spese degli affidatari. In alcuni disegni di legge si propone di corrispondere alle famiglie non più un contributo che oggi viene dato, ma solo più un rimborso in base alla rendicontazione. Questo vale per le famiglie, ma anche per le comunità. Questo non possiamo condividerlo. Non possiamo condividerlo, mi spiace, perché non tiene conto di quello che è la vita di una famiglia. È snaturare una famiglia, è snaturare la scelta. Oggi i contributi, voi sapete bene di me quanto l'indagine ha accertato costi ogni figlio al mese per una famiglia normale. L'indagine dell'Istat e altri dicono che un figlio costa circa 585 euro al mese. Noi abbiamo ci sono dei comuni in Italia, dei consorzi, che danno alle famiglie affidatarie 150 euro al mese, 250 quando va bene. Alcune arrivano ad importi vari, 500-600 euro. Quindi voi capite che chiedere alle famiglie di rendicontare significa, cosa vuol dire? Vai a fare la spesa, dividi la spesa che dai per il bambino, la spesa che dai, vai a comprare il gelato, ti fai dare lo scontrino per il bambino, lo tieni. No, questo vi chiediamo veramente, togliete questo obbrobrio rispetto a quello che sono le famiglie. Le famiglie va dato un contributo, va parificato a livello nazionale, può essere quello della pensione. Però va riconosciuto un contributo vero per un lavoro vero, vero che le famiglie affidatarie fanno. Ultimo, sull'affido, c'è un disegno di legge rispetto al procedimento che prevede che quando si stipula l'affido familiare debba essere presenti, oltre il servizio, oltre la famiglia, anche l'avvocato. Questo ci sembra davvero snaturare quello che è la pratica. Il procedimento dell'affido familiare. Quindi solo un disegno di legge lo prevede. Noi chiediamo davvero di eliminare questo aspetto per non impesantire, ma non davvero far diventare l'affido da uno strumento di aiuto, uno strumento puramente giuridico e legale che veramente non aiuterebbe né le famiglie d'origine né le famiglie affidatarie. Due questioni sulla struttura per l'accoglienza, un minuto e ho finito. Allora, ci spiace. Purtroppo devo constatare che anche in questo caso non si fa distinzione tra quelle che sono le comunità esistenti in Italia. Tutto diventa case famiglia, anche le fiction, ormai parlano solo di case famiglia. In realtà non è così. Nel panorama nazionale ci sono le case famiglie dove c'è una figura paterna e materna che vivono, ci sono gli altri tipi di comunità educative, chiamiamole di tipo familiare, dove ci sono gli educatori che lavorano e che turnano. Hanno valenze e valori diversi, ma vanno differenziati. Allora, in questo senso, noi siamo molto preoccupati sul fatto che la norma nazionale vada a dire che, ad esempio, che nelle case famiglie ci debba essere un educatore professionale, perché questo è, nuovamente, non riconoscere quello che è il valore, lo stile, lo spirito delle case famiglia. E dove tra l'altro, ecco, c'è un conflitto, perché questa competenza è delle regioni che tra l'altro ha già normato, normano in tutte le parti. Quindi questo sull'educatore, anche qui vi chiediamo davvero di andarlo a rivedere se possibile, come pure sulla rendicontazione, anche qui vale per quanto detto sull'affido familiare, è impensabile di poter arrivare che le comunità fanno la rendicontazione minore per quello che è. Che
spendi. E ultimo, i controlli sulle strutture. Noi siamo contenti, non abbiamo nessun timore sui controlli che vengono fatti nelle strutture. Oggi ci sono già più di un controllo, che io vivo in una casa famiglia e che periodicamente, all'insaputa, ma giusto così, arrivano. Quindi c'è la Procura della Repubblica che può intervenire per verificare il stato di abbandono di minori, può delegare anche organi di polizia per incontrare. C'è l'ASL, il consorzi che viene vigila completamente dall'igiene all'aspetto pedagogico a tutto il funzionamento delle strutture. Ci sono i NAS, ci sono già una serie di strutture. Allora, noi crediamo che aggiungere, ad esempio, la figura dell'ispettore speciale nelle comunità non sia assolutamente pertinente, come quello dell'operatore dell'accoglienza. Ecco. Ben vengono i controlli, ma se i controlli, ben venga la commissione di vigilanza. Noi siamo favorevoli alla commissione di vigilanza che la Camera ha approvato con legge 107, con l'obiettivo e l'ottica di aiutare a favorire sempre a far meglio. In questo senso siamo pienamente disponibili. Io mi fermerei qui, ci sono altre questioni come l'avvocato del minore o come il ruolo delle associazioni, però mi sembra che il mio tempo che avete concesso sia scaduto, vi ringrazio molto e sono disponibile eventualmente per delle domande. Grazie Presidente. Molte grazie a lei. A questo punto do la parola all'avvocato Carlo Piazza, in nome per conto dell'Associazione Famiglie Separate. Prego, avvocato, a lei la parola e la ringrazio per aver raccolto l'invito della Commissione. Prego. Allora, ringrazio il Presidente per l'opportunità che mi viene data. Il mio intervento sarà, anche per la professione che svolgo, più tecnico, in relazione al controllo giurisdizionale che quasi tutti o tutte le proposte di legge che sono state, che sono al vaglio della Camera, integrano. In effetti, un punto fondamentale, io ho enucleato sei punti generali di intervento possibile sul testo, delle proposte di legge. La prima che io individuo come aspetto saliente e generale per un intervento normativo che è declinato nelle varie proposte è potenziare nel processo minorile e nel controllo sulle questioni relative alle situazioni di applicazione dell'articolo 403, cioè di protezione e tutela del minore in stato di derelizione e bisognoso di protezione, è innanzitutto la necessità di prevedere il massimo diritto al contraddittorio, perché il procedimento giurisdizionale e qualunque procedimento per la tutela dei diritti del minore raggiunge il massimo grado, la massima introduzione di verità nel processo laddove è rispettato il diritto del contraddittorio. Per cui la difficoltà esperita da tutti gli operatori in questi anni deriva principalmente da questo fatto, cioè che il diritto al contraddittorio, specialmente presso i tribunali per i minorenni, non sia garantito pienamente secondo le norme del codice processuale, e questo conduce a tutta una serie di distorsioni nell'applicazione e di mancanze di controllo nella tutela del minore che deve essere protetto, in particolar modo con l'applicazione del rimedio di quell'articolo 403. Per cui innanzitutto il diritto al contraddittorio si garantisce in due modi: applicando il codice di rito e l'intervento tecnico di ogni parte nell'ambito del processo che riguarda la protezione del minore, e in secondo luogo nell'individuazione dell'organo giurisdizionale più che abbia la maggiore competenza, abbia una specifica competenza in questo campo. Nelle proposte di legge che sono al vaglio ci sono diverse indicazioni che tendono a correggere la composizione del Tribunale per i minorenni, che come si sa è composto da membri togati e membri onorari che sono normalmente psicologi, operatori del sociale e quant'altro,
Il tribunale ordinario. Il tribunale ordinario è composto essenzialmente da membri togati. L'applicazione del diritto processuale che garantisce il contraddittorio, a parere nostro, garantisce una migliore applicazione di questo diritto al contraddittorio, che dovrebbe sovvenire a quelle distorsioni e a quelle situazioni nelle quali è sospetto o non è pienamente controllato il processo che porta alla tutela del minore attraverso il rimedio di cui l'articolo 403. In diversi di questi progetti di legge esiste una adeguata redazione, riformulazione dell'articolo 403, sulla quale non mi dilungo, ma certamente è importante il principio del controllo giurisdizionale immediato, che secondo il mio parere dovrebbe essere svolto dal tribunale ordinario, che è più ad uso all'applicazione dei rimedi giurisdizionali e ha dei tempi sicuramente più certi rispetto a quelli del tribunale per i minorenni, anche se qui sono state introdotte delle modifiche che dovrebbero renderli certi, e da parte di giudici togati che hanno come principio generale, oltre alla competenza nella materia della famiglia, hanno la competenza processuale del rito in senso stretto. Per cui, a mio parere, anche nelle varie proposte di delega normativa, di delega al governo, si dovrebbe prevedere che la sezione famiglia presso il tribunale ordinario sia quella competente per il controllo immediato, il ricorso immediato avverso provvedimenti giurisdizionali che riguardano i minori nella protezione di cui articolo 403. Secondo punto, secondo il mio parere di grande rilevanza, è definire la durata eventualmente prorogabile dei provvedimenti ablativi o limitativi della potestà dei confronti dei genitori. Perché in effetti il problema che l'operatore del diritto rileva è che presso molte corti minorili i provvedimenti depotestate, cioè quelli che limitano o ablano la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, rimangono latenti e in permanenza, benché debbano essere provvisori e possano essere riformati e debbano essere riformati col tempo, ma rimangono di fatto in permanenza per molto tempo, e questo non consente un utile recupero della relazione del figlio con la propria famiglia d'origine, perché questi provvedimenti ablativi o limitativi depotestate permangono nel tempo, e questo è un aspetto che va assolutamente risolto. Ci sono in alcuni progetti di legge la definizione di una durata massima di questi provvedimenti, di una massima prorogabilità di questi provvedimenti, che ritengo che non possano durare oltre un certo periodo, e sotto questo profilo il mio suggerimento è quello non solo di stabilire che questi provvedimenti possano essere riformati con fatti nuovi, subentrando fatti nuovi, perché spesso fatti nuovi non ci sono, ma è possibile che comunque cessi la ragione della protezione determinata nei confronti del minore e subentri una nuova idoneità dei genitori a riprendere in famiglia il figlio eventualmente allontanato. In questo senso si ritiene che in particolar modo gli articoli 1 e 2 del progetto di legge 2937 possano essere integrati nella loro formulazione con un principio di messa alla prova dei genitori, che possono essere integrati nella responsabilità genitoriale, cioè nei provvedimenti depotestate, non soltanto per l'evoluzione con la presenza di fatti nuovi rispetto al provvedimento originariamente modificativo o ablativo, ma anche con una eventuale possibilità di messa alla prova degli stessi genitori che, attraverso eventualmente corsi di educazione alla genitorialità oppure nomina di educatori all'interno della famiglia,
facciano ritenere prognosticamente che gli stessi abbiano raggiunto una sufficiente capacità e responsabilità per il ruolo genitoriale e non presentino pertanto più criticità degne di nota per la ripresa della relazione familiare all'interno della famiglia. Terzo punto brevemente che ritengo rilevante è l'istituto dell'avvocato del minore. L'avvocato del minore, introdotto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione di Strasburgo, in particolar modo l'articolo 5, ha superato un vaglio di costituzionalità con la sentenza della Consulta 1 del 2002. A mio parere, nei progetti di legge esistenti e in particolar modo nell'articolo 2 del progetto 2796 c'è un utile superamento di quella duplicazione di figure tra il curatore del minore o tutore del minore e l'avvocato del minore, che renderebbe più agevole e più flessibile l'applicazione delle norme di tutela. In particolar modo, l'avvocato del minore dovrebbe assumere in sé anche il carattere in qualche modo del curatore, nel senso che non sembra necessario, come per il resto avviene in Europa, che vi sia un curatore che poi per agire legalmente debba nominare l'avvocato, ma sia semplicemente l'avvocato che, nominato d'ufficio a tutela del minore, svolga secondo i dettami della sua professione al meglio, con l'esperienza eventualmente acquisita del diritto della famiglia, tuteli direttamente le necessità e i bisogni del minore. Ultimo punto che vorrei trattare è sicuramente approbabile la necessità di un ulteriore controllo e l'introduzione nel codice penale di articoli volti a potenziare la sanzione penale nei confronti di quegli operatori eventualmente socioassistenziali o comunque intervenienti sul territorio che commettono fatti illeciti nei confronti dei minori per interessi di vario tipo, essenzialmente economico. Suggerirei anche che si dia finalmente una chiarezza alla ripartizione delle competenze tra i tribunali ordinari e quelli per i minorenni, perché allo stato la situazione non è completamente consolidata ed è stata oggetto di numerose pronunce giurisdizionali. Si ritiene che il tribunale ordinario, per le ragioni sopradette, nella composizione di una sezione famiglia e minori sia il soggetto giurisdizionale adeguato per trattare le questioni relative alla impugnazione in merito all'applicazione dell'articolo 403 e anche tutti i provvedimenti di potestate, indipendentemente dal fatto che sia già pendente o meno, come accade oggi. Un procedimento per l'affidamento e dei minori di coppie sposate o anche di coppie non sposate davanti al tribunale ordinario. Concludo con uno spunto sulla questione della audizione del minore. L'audizione del minore è disposta dalla riforma del decreto legislativo 154 del 2013 ed è ad esempio realizzata nel dettato dell'articolo 5 del PDL 2937, del sottoscritto appare poco chiara, perché comunque innanzitutto esiste un vaglio di discrezionalità da parte del giudice nell'ascoltare o non ascoltare il minore ritenendolo capace di discernimento. E in secondo luogo, a parere del sottoscritto, il progetto di legge interpretare al meglio il principio della Convenzione di Strasburgo del 96 e segnatamente dell'articolo 3, che prevede due cose: che il minore interessato debba essere obbligatoriamente ascoltato dal giudice, perché la finalità dell'ascolto del giudice è diversa da quella dell'esperto, mentre oggi noi vediamo che essenzialmente è l'esperto a ascoltare
i minori, mentre il giudice in quel modo, trattandosi di un procedimento che ha per oggetto la sua tutela e non una conflittualità o un contrasto tra genitori, debba prendere atto e possa meglio, ascoltando il minore, rendersi diretto conto delle sue condizioni generali, del suo stato psicofisico, cioè percepisca uno stato di realtà che lo aiuti a formare con la sua massima autorevolezza il convincimento e il proprio giudizio. Ringrazio e invio il sunto dell'intervento. Grazie. Bene, grazie Avvocato Piazza. Vediamo se ci sono colleghi che intendono intervenire e porre delle questioni. Vediamo un pochino... No, allora direi che... Presidente, posso? Come no, certo, onorevole Varchi, a lei la parola. E poi, mi scusi, anche onorevole Giannone, vuole intervenire anche lei? Sì, grazie, grazie Presidente. Benissimo, allora prima l'onorevole Varchi, prego. Sì, grazie Presidente. Io desidero... all'avvocato Piazza, con riferimento a uno dei due suggerimenti che dava, ossia la modifica del codice penale... Su quale, diciamo, gruppo di reati ti faccia passare l'espressione tecnicamente poco corretta, che però rende l'idea, dovremmo intervenire? Quindi su una specifica figura autonoma, su una circostanza aggravante, ecco, se è possibile vorrei chiarimenti su questo, grazie. Grazie a lei, onorevole Varchi. Onorevole Giannone, prego. Sì, innanzitutto grazie mille ad entrambi gli auditi. Per il dottor Martini, lei ha parlato di famiglia che non deve essere trasformata in una situazione giudiziaria con tutte le proposte di modifica che abbiamo inserito all'interno di queste proposte di legge, proprio perché... deve essere valutata come famiglia, quindi l'inserimento all'interno di un ambito familiare fatto da un padre e una madre all'interno delle case famiglia, o comunque stessa cosa vale per le famiglie affidatarie. Ma dall'altra parte poi, nel momento in cui si parla di rimborsi spese a queste famiglie, che siano appunto sotto forma di casa famiglia o di famiglie affidatarie, lei definisce comunque il loro un lavoro vero e proprio, tanto da dire che andrebbero, secondo il suo suggerimento, aumentate anche quelle che sono degli stanziamenti, ecco, di fondi che possano aiutare le famiglie nello specifico. Io credo che però in questa sua affermazione ci sia una cosa che non riesco a comprendere, da qui la domanda, cioè se si parla di famiglia che prende... un importante ruolo all'interno di queste situazioni in cui magari ci sono appunto delle problematiche legate ai minori, come può poi essere valutato come un lavoro tanto da dover richiedere anche un aumento di fondi da stanziare? Questa è la mia domanda, perché io ho un'idea completamente diversa. Mentre per quanto riguarda l'avvocato Piazza, io innanzitutto la ringrazio per i suggerimenti che ha dato alla proposta di legge che abbiamo depositato noi come Forza Italia, a mia prima firma, sia per quanto riguarda la questione dei tempi anche per il reintegro in qualche modo all'interno dell'ambito familiare del minore, per poter ricominciare anche ad avere dei tempi più precisi, più stretti e portare quindi a un rientro in famiglia con una valutazione, come diceva lei, anche della capacità genitoriale, quindi una messa in prova. La ringrazio molto, è molto interessante come opinione. Dall'altra parte, per quanto riguarda invece la questione legata all'ascolto del minore, all'interno della proposta di legge noi abbiamo effettivamente abbassato l'età a 10 anni. In realtà sono d'accordo con lei che probabilmente bisognerebbe prendere ancora di più al meglio il principio di Strasburgo della convenzione all'articolo 3, dove diciamo l'ascolto del giudice è obbligatorio. Infatti, se lei legge dalla proposta di legge a mia prima firma, io prevedo un ascolto da parte del giudice, che è ben differente rispetto a quello della CTU, quindi del consulente tecnico che d'ufficio nominato dal giudice. Però il punto è che
Cioè, secondo me, come dovremmo migliorare questa interpretazione del principio? Cioè, lei cosa suggerirebbe di inserire all'interno delle proposte di legge per migliorare ancora di più l'ascolto del minore diretto da parte del giudice? Grazie mille. Sì, grazie onorevole Giannone. Onorevole Ascari, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il dottor Martini e l'avvocato Piazza dei contributi che hanno portato oggi. Vorrei porre un quesito all'avvocato Piazza e chiederle un attimo solo una sua valutazione in merito appunto alla durata prorogabile dei provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale. Le chiedevo, lei ritiene che proprio per garantire un monitoraggio, un controllo e comunque una valutazione del mutare anche delle condizioni del provvedimento alla luce del passare di una tempistica, per esempio nella proposta di legge depositata noi abbiamo inserito un termine di 6 mesi, prorogabile di altri 6 mesi. Lei ritiene che come tempistica 6 mesi possa essere idonea? Vorrei chiederle cosa ne pensa e insomma, come valuta un ipotetico tempo idoneo. Grazie. Grazie onorevole Ascari. Mi pare che non ci siano altri colleghi che intendono intervenire né colleghe che intendono intervenire, per cui darei la parola al dottor Martini per rispondere ai quesiti posti e successivamente all'avvocato Piazza. Prego, dottor Martini. Sì, io ho un quesito rispetto alle famiglie. Allora, io, se chiarisco meglio, io ho inteso distinguere tra famiglie d'origine e famiglia affidataria, che è casa e famiglia. Cioè, l'aiuto economico, uno stanziamento maggiore, non solo economico, è necessario per aiutare le famiglie di origine, con strumenti, con servizi, con più opportunità che già si attuano in alcuni territori. Cioè l'obiettivo di prevenire l'allontanamento passa anche attraverso questo aspetto, quindi aiuti maggiori alle famiglie d'origine, affidamenti diurni, ma anche servizi sul territorio, ludoteche, centro ascolto, aiuto per i bambini, gruppi di... ci sono molte le opportunità che si possono attivare, chiaramente anche con delle risorse, ma anche con risorse di operatori del campo sanitario. Oggi un bambino che ha dei disturbi, voi sapete che la pandemia ha creato un disagio enorme negli preadolescenti e adolescenti, ma se oggi un bambino che manifesta dei problemi ha bisogno di essere seguito da uno psicologo della sua famiglia d'origine, deve aspettare mesi, mesi, e difficilmente viene preso poi in carico perché non ci sono risorse e possibilità. Allora, quello che noi chiediamo è risorse per aiutare le famiglie d'origine. Questo noi lo chiederemo anche dal recovery plan, se possibile ci sono delle risorse in tal senso. Sulle famiglie affidatarie io non ho chiesto risorse in più. Noi diciamo, ma nemmeno risorse in meno. Cioè, oggi i comuni, i consorzi, danno un rimborso spese alle famiglie che svolgono un servizio di accoglienza di quel minore, che si impegnano molto. Oggi i ragazzi che arrivano nelle nostre famiglie affidatarie, nelle famiglie, sono ragazzi anche fortemente provati, sono ragazzi che vanno seguiti. Non parliamo poi quando sono ragazzi con le problematiche di disagio, di handicap gravi. E allora noi siamo soddisfatti e contenti se ci viene dato un contributo. Mi sembra che alcuni disegni di legge vadano proprio nella linea di dire tagliamo anche questi contributi, diamo solo un rimborso spese. Allora riconosciamo il valore che fa una famiglia che accoglie un minore. Magari accoglie un neonato e con problemi, ma 300 euro al mese li spende solo di pannolini, ma poi chiede alla famiglia ancora di metterci del suo perché deve accogliere quel minore. L'altro aspetto è sulle case famiglia. Le case famiglia nelle regioni dove sono autorizzate e accreditate sono sottoposte a regime di norme. E allora il lavoro della casa famiglia diventa un vero lavoro. La persona che segue 5-6 persone accolte, cioè chiaramente ha bisogno anche di essere, di poter vivere, intendo dire, grazie a questo contributo. Quindi io non chiediamo di più, chiediamo di non togliere quello che oggi già viene riconosciuto. Il di più va dato per aiutare le famiglie d'origine nel sostenersi, ma non solo con aiuti economici, ma con risorse date ai servizi, date
anche a chi sostiene può aiutare queste, le famiglie a far sì che i bambini stiano all'interno della loro realtà. Grazie. Grazie a lei. Dottor Martini, avvocato Piazza, prego. Sì, grazie. Allora, ho preso nota delle domande. La prima dell'onorevole Varchi, se non sbaglio, in relazione alla, all'introduzione di una norma penale di maggior protezione e di maggior sanzione conseguentemente nei confronti dell'operatore infedele o dell'operatore che svolge in maniera illecita per proprio interesse i compiti delicati che gli vengono affidati dall'ordinamento. Allora, nella proposta di legge 2264, che è quella che prevede, diciamo, l'introduzione all'articolo 3 di modifica al codice penale, prevede due fattispecie, una sotto il profilo dell'aggravante e due sotto il profilo dell'introduzione di un nuovo articolo, cioè 373 bis e 380 bis. Secondo me questa impostazione è corretta perché la modifica dell'articolo 368, cioè quello relativo al reato di calunnia, che è un reato per sua natura che può essere commesso da chiunque, richiede effettivamente l'applicazione dell'aggravante, in quanto il reato viene commesso nell'ambito di una situazione di maltrattamenti, che è quella regolata dall'articolo 572. Per cui, a mio parere, questa impostazione è corretta perché il tipo di tipologia del reato è commettibile da chiunque. Invece è altrettanto corretto il fatto che non si debba parlare di un aggravante, ma di una specifica figura di reato, laddove il soggetto che lo commette non è chiunque, ma è un soggetto preposto a certe delicate e delicatissimi interventi di protezione del minore e pertanto è un reato innanzitutto che tendenzialmente può commettere solo lui, perché mentre i maltrattamenti possono essere commessi nei più vasti ambiti, il reato dell'operatore socioassistenziale chiaramente richiede quella qualifica, per cui io ritengo inutile formularlo in forma di aggravante in qualche altro tipo di in qualche altro articolo del codice penale, ma ritengo che anche la collocazione dell'articolo nell'ambito di quei reati di cui fa parte sia appropriata. Per cui sotto questo profilo io ritengo che la formulazione, non entro nel metodo della formulazione, ma in realtà è corretto stabilire un aggravante per un certo tipo di reato e invece una specifica figura di reato per quei reati commessi eventualmente nell'esercizio dell'operatore socioassistenziale nel processo di tutela e protezione del minore. Vengo poi alla domanda dell'onorevole Giannone sull'ascolto del minore. Allora, è chiaro che la giurisprudenza ha elaborato le indicazioni della Convenzione di Strasburgo in maniera abbastanza creativa, nel senso che l'ascolto del minore che era diventato praticamente obbligatorio, è stato poi piano piano abbandonato a favore di un ascolto soltanto laddove necessitato e in assenza di elementi di contrasto o di pregiudizio nei confronti del minore. È chiaro che questo non è lo spirito che è recepito, ratificato con la ratifica della Convenzione di Strasburgo. La Convenzione di Strasburgo parla di ben altro. Nella fattispecie che ci occupa, cioè quella della legge 184 sugli affidamenti e comunque sulla tutela del minore, io ritengo che sia necessario renderlo obbligatorio senza discriminazioni di alcun tipo, perché non è una procedura di ascolto che può essere tendenzialmente influenzata, come spesso viene influenzata la procedura di ascolto del minore
nelle questioni relative a vertenze genitoriali di separazione, di divorzio, di affidamento, perché lì è in re ipsa che i vantaggi economici che conseguono dall'affidamento prevalente cerchino di essere strumentalizzati e conseguentemente il minore possa essere oggetto di pressione. Qui stiamo parlando però di una situazione diversa nella quale la famiglia che viene ritenuta non adeguata nel momento o che può determinare un pericolo alla crescita e all'evoluzione del minore è sotto scrutinio dell'ordinamento dello Stato, e in questo senso pare più utile che proprio l'ascolto del minore, ma proprio l'ascolto come interlocuzione, non semplicemente ricezione di sue eventualmente, proprio interlocuzione, perché la Convenzione di Strasburgo proprio di questo parla, interlocuzione con il giudice, e la spiegazione e l'interlocuzione consentono una presa di coscienza e anche una consapevole decisione del giudice, e anche il minore in quel caso intanto non ha conflitti di lealtà con un genitore o con l'altro, per cui diciamo l'ascolto del minore anche in tribunale, che è sempre considerato diciamo un setting non adeguato, purché video registrato e quant'altro, per cui sempre con restraint del diritto al contraddittorio che dovrebbe permeare completamente questi provvedimenti e queste procedure, dovrebbe realmente implementare il principio avanzato della Convenzione di Strasburgo, che secondo mio parere non è ancora completamente recepito e ha subito un'ondivaga giurisprudenza, l'applicazione di vari protocolli in uso presso i tribunali, eccetera, che forse non è la linea originariamente seguita con la ratifica della Convenzione. E poi vorrei brevemente rispondere all'onorevole Ascari in merito, se non sbaglio, alla potenziale durata di questi provvedimenti ablativi o limitativi de potestate. Allora, a mio parere, allora, il termine di 6 mesi è un termine genericamente valido. L'idea che mi sono fatto leggendo questi provvedimenti è che se noi lasciamo la norma così com'è, l'evoluzione della processuale può benissimo non avvenire per anni, come dicevo prima. La durata potrebbe essere, se si recepisce il suggerimento di consentire alla famiglia di fare un percorso, una messa alla prova, come dicevo prima, cioè dei passi necessari per migliorare nel suo approccio alla genitorialità e al sostegno, avendo di accurati e appositi sostegni, dovrebbe garantire con i tempi necessitati da questo intervento. Se l'intervento della messa alla prova richiede 6 mesi o più di 6 mesi, sarà il parere dell'educatore piuttosto che dello psicoterapeuta, piuttosto che della figura professionale di riferimento che sta svolgendo questa attività, a dare una valutazione sulla consapevolezza raggiunta dalla famiglia e sul grado di adeguatezza e di cessazione del pericolo che aveva determinato l'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi. Bene, grazie Avvocato Piazza. Io a questo punto direi che possiamo concludere la seduta ringraziando i colleghi che sono intervenuti per porre dei quesiti e approfondire il tema, e ovviamente il Dottor Martini e l'Avvocato Piazza, che hanno fornito il loro contributo e messo a disposizione le loro conoscenze e il loro tempo ai membri di questa Commissione. Vi ringrazio di nuovo e vi auguro buona giornata. Questa sessione di audizioni è chiusa. Grazie e arrivederci.